Non chiudete gli occhi, questa è magia. Ma quanti siete? Siete tantissimi, siamo quasi a 300 iscritti, quindi forza e grazie a tutti voi. E se tu ancora non ti sei iscritto, fallo istantaneamente. Detto questo, bentornati sul mio canale Breverking Magic e se è la prima volta che tu vedi i miei video, benvenuto. Oggi vedremo un effetto magico con delle carte. Su ogni carta sarà rappresentato un elefantino e un cucchiaio. Ma cosa c'entra l'elefante e il cucchiaio? Andiamo subito a scoprirlo. Come vi dicevo, su ogni carta c'è un elefantino che tiene un cucchiaio. Il classico effetto di mentalismo dove il mago con un cucchiaio, ma lo scopriamo subito. Perché andiamo a prendere la prima carta sotto e la andiamo a piegare visibilmente e il cucchiaio si piega. Andiamo a prendere un'altra carta e vado sempre a piegare, ma li faccio anche un movimento rotatorio e il cucchiaio si piega e forma un nodo. Ora, sempre con un'altra carta col cucchiaio dritto, vado a prelevare, piegare e colpire forte che il cucchiaio si spezza. Ora mi servirà uno spettatore, ma oggi non ce l'ho, quindi un mazzo di carte che vado a mischiare e tornano i miei dadi. Lanciamo i dadi. 11. Andiamo a contare 11 carte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. 11 carte. Questa è la carta scelta. Abbiamo sempre il nostro cucchiaio. Appoggiamo il cucchiaio sul mazzo. Prendiamo un'altra carta. Piego, colpo forte e re di picche. Re di picche. Il classico effetto di mentalismo, il cucchiaio che si piega nelle mani del mago, fatto su delle carte. Quindi ragazzi, spero che questo effetto vi sia piaciuto. Nel prossimo video ci saranno delle novità, vi racconterò un po' di cose sulle nuove uscite di ottobre, ma detto questo, ricordatevi che anche se per oggi la magia è finita, la vera magia siete voi. Ciao ragazzi!